Amici sportivi, tifosi del Bari, ben ritrovati all'appuntamento col bianco e rosso eh, TB Sport, già proiettati verso la gara dell'anno a Vicenza, lunedì sera alle 19. Ne parliamo, come sempre, con il professor Antonucci. Ciao Gianni. Come vi antivigilia, -anti anti -anti -vigilia. Anti vigilia, Però questa è una vigilia un po' diversa dalle, dalle, dalle ah, altre. Vedi, io così, ti tu devo hai fatto una tabella di marcia, adesso non ricordo bene quanti punti hai messo in preventivo. Quanti ho messo, ne servono ho messo per in preventivo. Eh. Per poterci quantomeno eh, saltare, eh, evitare, eh, eliminare, non entrare nei play out, 23 punti fino alla fine del campionato. Mm. 23 punti, massimo 24. Oggi, indubbiamente. Quante partite mancano? 15. 15. quindi 45 punti a disposizione di fare la metà dei punti. Perché tu eh. devi sapere, e l'abbiamo spiegato tante volte anche nei, negli anni passati, che generalmente il conteggio già a questo punto del campionato si fa a questa maniera. Quanti punti sono fino alla fine? Eh, 15, 15 partite. pare a 45 punti. La metà di 45 punti sono 22, sì. 22, 23 è chiaro che oggi devi fare il conto su quello che sta al, al quint'ultimo posto chi è che sta al quint'ultimo posto? La regina se non erro sì, la allora se, se ne ha 30 dobbiamo arrivare a 52 però oggi più in là vedrai che su 49-50 punti ci si può eliminare dall'impegno Del dall della cosa soltanto che ecco che cosa voglio dire io Bisogna lottare. L'altra sera ho visto un bar più o meno dignitoso, soltanto che questi ragazzi devono stare attenti a non farsi squalificare. Perché se cominciamo a già, abbiamo sei attaccanti, come dici tu tante volte, per una montata complessiva di 6-7 gol, tutti insieme, sì. e poi non abbiamo un centrocampo, io non so chi è, eh, perché io so che Torrente voleva determinati giocatori che non ha avuto. E però, tieni presente che quello che è stato sempre la storia del Bari, non c'è bisogno soltanto dei soldi, bastano soprattutto le idee. E tu lo sai che quando noi siamo retrocessi in Serie B dalla Serie A di Plat, siamo andati a trovare giocatori che giocavano nel Sora, nell'Entel, nel Dertone, nel Savona, nel Viareggio, tutti gente di quarta serie di Serie C2, allora era la C2. Ora, a questo punto ecco perché io dico: se noi oggi ci troviamo con dei giocatori che peraltro sono soltanto in prestito, non so quello che potranno dare di grande impegno fino alla fine del campionato, chi non è del Bari. Questo è che ho paura io, ma spero che sia smentito. Voglio essere smentito. Ma io sono dell'idea che. Sul piano dell'impegno dovremmo vedere finalmente qualcosa di diverso, perché io, comunque contro io, il Verona si è vista una squadra, però eh, l'impegno a volte non basta, perché comunque occorre anche un po' di qualità, occorre anche la giocata vincente. Il Verona in fin dei conti a Bari non è che abbia fatto tutta questa grande partita, però aveva un giocatore, Martigno, che conquista un pallone fa lo scambio col tacco con un compagno di squadra e tira sotto la traversa. Nel secondo contropiede non dà scampo alla manna. Ora allora io sono dell'idea che per quel che riguarda l'impegno, però devono impegnarsi anche di più. A Vicenza devi giocare non come hai giocato col Verona, il doppio ancora dal punto di vista dell'impegno e dell'agonismo, perché a mio avviso se perdiamo a Vicenza... Le speranze di salvarci si riducono, ma le, non esageriamo, ehm. mo. Beh, eh, cioè, se Ci sono altre 14 punti. partite, ma ho capito hanno 42 punti. Ma dopo. ho capito, però sono 4, 5 punti di stacco dal Vicenza, sono tanti 5 punti. Eh. Ma io sono, che 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 io, io sono convinto Però fermo restando, Gianni. No. Al di là di questo. La, la matematica ha ragione, dice, dice che comunque ci sarebbero 14 partite. Ma non è che dobbiamo fare come l'anno di Ventura eh, e okay, di Monti e eh, la so, prossima, eh, oh, so. che la ha vinto una partita su 12, una partita su 12, ecco bene. Io, il fatto aritmetico, occorre diceva, un segnale che dia l'idea che si riparte, non so se... Diceva la buonanime di Ugo Foscolo, la speranza è l'ultima a morire, no, certo, io, è chiaro fiducioso. che ad un certo momento con il cuore sanguinante come diceva uno recentemente, devo andare avanti con questo Bari che purtroppo, purtroppo non è stato ricostruito, quantomeno migliorato con, nonostante la mancanza di fondi a novembre, è stato sbagliato tutto, a, a quando è stato a gennaio, tutto sbagliato. Io non, sono, non voglio essere tecnico, non voglio fare il processo a nessuno, però sono cose evidenti che tutti quanti sanno, tutti quanti hanno visto, tutti quanti hanno constatato. Speriamo, speriamo bene, speriamo bene. C'è l'amico Ligna, pronto? Niente, abbiamo perso la telefonata perché forse l'attesa è stata eh, molto lunga. Eh, 080 501 9998 per le vostre telefonate. Va detto che eh, Torrente adesso deve davvero raschiare in fondo al barile perché comunque se con il Verona ha fatto una scelta i senatori a riposo, facciamo giocare i giovani ora si trova a dover utilizzare, giocare. Eh sì. perché comunque a centrocampo eh sì, sì. io immagino che giochi De Falco per forza, so, dovrebbe giocare lui e, e non dimentichiamo che De Falco è stato in campo solo 45 minuti nell'ultima eh, partita eh, non so se abbia intenzione di rilanciare Ghezal, eh, non so se abbia intenzione di far giocare Dosanto, sta di fatto che io davvero mi auguro che eh, Torrente riesca io, a raschiare in fondo a Barile, perché questo non, vo non vorrei mio. trovarmi nei panni attuali di Torrente Veramente. E a proposito di squadre e eh, anche di senatori, vogliamo considerare anche Caputo fra i senatori o no? Eh beh, direi sì. Più o meno. Sì. Io vorrei dire solo questo, siccome proprio da questa emittente io mi sono permesso di offrire una qualche cosa a chi segnava il primo gol del 2013, sì. l'ha segnato Caputo e noi... Tutto il gruppo Antonucci ha preparato un filmato di mezz'ora sulla storia del Bari che vuole offrire a Caputo. Però deve venire qua a casa. faremo le capitale, Se vabbè. è possibile. C'è un amico in linea, pronto? Pronto, buongiorno. Eccoci, ciao. Buongiorno. Volevo dire una cosa: se non si fosse fatto male. Romizzi Romizzi? non avremmo perso è vero è vero, è vero. Guarda, ha detto la cosa giusta anche se non c'era controprova eh, però da un punto di vista di logica e di buonsenso è così pronto Va bene. Volevo, eh. oh, volevo rispondere all'amico che ha parlato che ha chiamato martedì Dicendo che ha detto grazie ad Antonio Matarese è stato fatto il San Nicola mm -hmm. il signore non sa che il San Nicola l'ha fatto i Matarrese con i suoi soci uh -huh. al doppio di quando l'avrebbe fatto il dottor Rozzi, uh -uh. vabbè. Diciamo adesso cosa... non ricordo la storia com'è del San Nicola. Mi sì, ricordo. Però la... c'era anche Nicolo Rozzi sì. che voleva fare Rozzi. L'ex presidente dell'Ascoli. Voleva anche lui costruire il San Nicolo. È vero che c'era questa. Un'altra eh... cosa. E chiudo sì. ieri Daniele ha detto che ci vuole fascetti. Eh. Forse non si ricorda che. L'ultimo anno di Fascetti al campo non veniva più nessuno. Grazie, grazie, tre, tre no, annotazioni, tutte molto, molto interessanti. Eh, tu, Fascetti, lo rivorresti a Bari in una situazione di emergenza. Noi ci auguriamo no, che Torrente riesca a portare. Di fascetti eh. c'è un particolare, eh, Vincenzo Matarrese me ne può dare atto quando noi lo prendemmo dopo l'esonero le di Materazzi nel 1996, io ero in disaccordo. Più che altro, non per l'uomo, non per il tecnico, perché Fascetti è uno dei pochi allenatori che sa vedere e sa leggere una partita durante la, la gara, perché sapevo che a Bari, purtroppo, e sottolineo purtroppo, la classe relativa all'informazione calcistica era differente da quella di Lecce, ed è differente da quella di Lecce. Qui l'atteggiamento e il carattere di Fascetti non avrebbe mai incontrato l'adesione di tanti nostri cronisti e così è stato mm -mm. fascetti è andato via perché è stato lottato poi ha avuto una reazione forse anche spropositata però a questo punto devo dire che fascetti resta sempre uno dei migliori allenatori che abbia avuto il bari da un punto di vista tecnico e non a caso, non a caso nella storia di 105 anni del Bari è l'unico allenatore che è durato di più mm. sulla panchina del Bari, più di Capocasale, che pure è venuto in quattro diverse occasioni. occasioni. Fermo restando, che noi ci auguriamo che sia Torrente a giocarsi sino in fondo le chance, salvezza, non deve essere eh. così perché guarda. Eh, voglio fare, ecco la storia in oh, serie, il Bari anche. sarebbe, cioè, sarebbe, no, perché non, sarebbe qual... non sarebbe retrocesso eh. senza i sette punti se, di penalizzazione se, se, eh. Appunto, eh. Eh. cominciamo a dire anche eh. questo questo uomo si porta 13 punti di penalizzazione 13 punti di penalizzazione in due stagioni e non sappiamo come andrà a finire fino alla fine di questo campionato, che altro doveva fare io per carità non è che sia eh, che so, Maurizio sia eh, Elenio Herrera, Una no squadra è, è, un non... uomo, è un giovane che si sta con una squadra non di eccesso, ah, valore c'è un amico il buon, fa, il, buon, il buon Frisini, Sono, è una squadra da mezzi ferri, c'è l'amico in Linea, fa. pronto, carissimo Enzo? Malocco da Bari, saluto te, ciao, e il Rocco. Ciao, Rocco. Ciao, Grazie, ciao. Allora, ciao. Devo fare due domande a voi perché voi sì. siete molto più informati di me mm. quando si fu costruito lo stadio nuovo del San Nicola. Se c'è stato un aiuto praticamente dei governi dell'epoca a poterlo costruire, uno. Secondo, perché i matarresi insistono a dire che Emiliano, che non è della loro corrente, uh -huh. perché deve sempre essere lui scusami, il cornuto di turno? Cioè? Enzo, per cortesia, avviateci la verità, tu e il professor Antonucci, grazie. Beh, non sono due domande facili, in verità, per diversi motivi. Eh, sulla questione dello stadio, beh, quello è il periodo dei mondiali, quindi comunque eh, transitava del denaro abbondante in quel, in quel periodo, non dimentichiamolo. Eh, Emiliano dice più di una volta che quello stadio è costato 100 miliardi di vecchie lire. Dice Emiliano, quindi eh, io non ricordo, però ricostruiremo la storia del San Nicola la prossima settimana. Me la racconti per bene la storia del San Nicola? Ma io ti devo essere sincero ero stato ed è, sono stato il resto sempre contrario alla costruzione del San Nicola perché allora si era fatta, io ho addirittura delle adesioni che si voleva fare dello stadio della Vittoria qualcosa un po' più grande e più addirittura di, di maggiore visibilità, siamo andati a fare uno stadio che indubbiamente l'ha fatto, ha fatto un grande architetto eh. un grande professionista che non sapeva, che non aveva mai visto una partita di pallone e nello stesso tempo c'è stata la Fidal, e qua è stata la coppa maggiore di voler fare la pista di atletica quando in, in 23 anni che esiste lo stadio San Nicola, una volta si è fatta una piccola gara e basta. Ma quanto è costato lo stadio? 100 miliardi di vecchie lire? 100 miliardi di, di, vecchia vecchia lire? Di, più. Eh? di più? Di più? Di più. Di più. Allora, poi lo ricostruiamo a beneficio di, eh, di, di, di Rocco, perché più di una volta Emiliano, soprattutto quando è molto nervoso rispetto alla Carelco e Matarrese, ricorda quanto è costato eh, lo stadio e, e perché è stato costruito. C'è eh, pubblicità adesso. Poi ci proiettiamo verso questa gara di Vicenza. Sì, però perché, non mi fate ehm. delle domande alle quali non posso rispondere, eh, la, storia, perché non la lo so, storica. Eh. non lo so, la faccia della. Quanto dalla... costa lo stadio? Eh, beh, beh, io in questo momento ce l'ho scritto, ma so la prossima settimana. Non so, siccome voglio essere esatto, perché la qualcuno mi ha sempre la qualcuno sempre. ha voluto dire che non sono esatto in alcune dichiarazioni. E vorrei vederlo bene bene perché, sai, preso a caldo non è che uno se ne può ricordare. Mi diciamo una ricordare, cosa: che li posso ricordare che abbiamo vinto a Vicenza 5 a 1 eh, poi e poi che spero che vinciamo stavolta lo stesso. Mi ricordo che i Mataresi di sicuro non l'hanno costruito da solo lo stadio, perché c'era il consorzio Stadium sì, sì. che metteva insieme una serie di imprenditori. C'è la pausa pubblicitaria e poi nuovo insieme col bianchi e rosso degli sport.